Cortocircuito nasce come semplice il giornalino studentesco delle scuole superiori della città di Reggio Emilia per cercare di informare e sensibilizzare su temi spesso taciuti e ignorati dai media tradizionali. Però sinceramente quando abbiamo iniziato non ci saremmo mai aspettati che emergesse una realtà così drammaticamente preoccupante, non ci saremmo mai aspettati che una nostra videoinchiesta sarebbe poi stata proiettata in tribunale da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ed acquisita agli atti. In realtà ciò che abbiamo fatto è molto semplice, nasce dalla volontà di un gruppo di studenti di approfondire alcuni nomi, cognomi, dati, numeri fatti, partendo da alcune semplici domande. Così abbiamo approfondito i cantieri della stazione dell'alta velocità di Reggio Emilia, i subappalti di ci siamo chiesti del perché una scuola pubblica fosse sen senza certificazione antimafia per più di due anni e tante altre domande sulla realtà che ci circonda in Emilia Romagna.